Il legame di queste terre con il Prosecco ha radici lontane. I miei avi, i miei vecchi mi raccontavano che sono arrivati i nostri avi dalla Boemia circa nel 1760 e erano dei bottai che facevano le botti di legno per il trasporto di tante cose. E qua hanno trovato il legno, gli alberi e anche il vino da metterci dentro. All'inizio hanno vinto gli alberi e le botti e dopo ha vinto il vino perché si sono dedicati a berlo più che a far botti. Qua il Prosecco c'è sempre stato, il legame di queste terre con il Prosecco è millenario, penso. E anticamente c'era un uvaggio con anche della Bianchetta, della Perera, della Verdisa in mezzo al Prosecco. Ma da quando hanno incominciato ad imbottigliarlo, hanno capito che il Prosecco si conserva meglio perché gli altri invecchiano, danno un senso di vecchio. Il Prosecco resta giovane per anni se non c'è dentro il pressato, il torchio, insomma. Il Prosecco fiore in purezza resta perfetto per anni. E io nel 70 circa, dopo scuola, ho creato la cantina in modo moderno, ho comprato una Vaseline, che è una pressa, quella che dello champagne, per farlo in purezza. Mi sono attrezzato, abbiamo piantato viti dove eravamo prati, ho comprato dei vigneti che allora valevano poco perché il Prosecco non era ancora conosciuto ed apprezzato nel mondo. E così mi sono trovato a lavorare tutta la vita sul Prosecco, a pigiare la mia uva e anche quella di qualche pezzo di terra che lavoro in affitto. E così sono riuscito anche ad avere una clientela antica di persone che vengono a comprarselo, che mi conoscono, mi seguono, mi vedono mentre lavoro. Sono degli amici, insomma, che cerco di trattare sempre nel modo migliore. Io ormai sono arrivato in vista del traguardo, che è il gran finale, no? E i giovani faranno quello che possono. Però il Prosecco resterà perché è buono davvero, ovunque tu lo beva, è buono. Questo è il segreto del Prosecco, non ve n'è un altro segreto.